stava varcando la soglia della mezza età e a quei tempi viveva in una casetta in Woodland Avenue. La sera si sistemava su una sedia a dondolo e fumava un sigaro intero, mentre sua moglie si asciugava le mani rosa strofinandole su un grembiule e felice gli raccontava le novità sui loro due figli. I bambini conoscevano le sue gambe, il pizzicore dei suoi baffi sulle loro guance. Non sapevano come il padre si guadagnasse da vivere, né perché cambiassero casa tanto spesso. Del padre non conoscevano neanche il nome. Secondo il registro cittadino era il signor Thomas Howard e andava ovunque senza essere riconosciuto e pranzava con bottegai e mercanti di Kansas City presentandosi come allevatore o investitore in materie prime. Un uomo ricco e agiato, dalle maniere semplici. Aveva due fori da proiettile mai del tutto rimarginati nel petto e un altro in una coscia. Gli mancava l'estremità del dito medio sinistro ed era sempre molto attento a celare la sua mutilazione. Soffriva anche di un'infiammazione alle palpebre che lo costringeva a strizzare gli occhi più del normale. Come se il creato per lui fosse una visione troppo intensa. Le stanze sembravano riscaldarsi quando c'era lui. La pioggia cadeva più dritta. Gli orologi rallentavano. I suoni venivano amplificati. Si considerava fedele ai sudisti e un guerrigliero di una guerra civile mai terminata. Non provava rammarico per le rapine, né per i 17 omicidi che rivendicava. Aveva visto passare un'altra estate a Kansas City, nel Missouri, e il 5 settembre dell'anno 1881. Compiva 34 anni.